quanto sono importanti i figli nella nostra vita. In questo canale parliamo di finanze e investimenti e quindi nel video di oggi andremo a vedere quali sono i 3 investimenti che una famiglia deve fare per il proprio figlio. Signori, parliamo spesso di obiettivi finanziari, di pianificazione finanziaria, che l'investimento che noi andiamo a fare bisogna legarlo chiaramente a un obiettivo. Questo obiettivo avrà un orizzonte temporale, avrà un grado di rischio e quindi ragionando in questo modo noi non cercheremo di fare l'investimento migliore in questo momento, che non esiste, ma cercheremo di fare e di mettere in atto una strategia di investimento che ci permetterà di ottenere in modo resiliente, ok, in modo strutturato, dei rendimenti per raggiungere finanziariamente un nostro obiettivo di vita. Ecco, un obiettivo che ricorre molto spesso anche con i nostri oltre ormai 3.000 clienti sono proprio i figli, quindi mettere da parte un qualcosa per i propri figli. Tra l'altro l'obiettivo figli è anche un obiettivo non specifico, perché poi in realtà quando una famiglia ha dei figli l'obiettivo figli è molto generico, tendenzialmente ha diverse declinazioni. Quindi ho l'obiettivo di far studiare mio figlio, ho l'obiettivo di comprare un'automobile a mio figlio perché gli servirà, ho l'obiettivo quando magari avrà 18 anni avrà la patente, ho l'obiettivo di mettere da parte qualcosa per aiutarlo a comprare una sua casa o andare a vivere da solo. Quindi capite quanti micro obiettivi ci possono essere per i nostri figli. Nel video di oggi parleremo di questo, ma non solo, quindi rimanete fino alla fine perché ci sarà veramente tanta carne al fuoco e cercheremo di andare a sviscerare tutte le possibili migliori soluzioni da fare per il futuro dei nostri figli. Fermo, aspetta un attimo, sì, lo so che sei sempre impegnato e tra una cosa e l'altra non hai mai tempo per pensare ai tuoi soldi. Scannerizza il QR code che ti metto qua a lato oppure clicca nel link in descrizione e richiedi l'analisi gratuita dei tuoi investimenti. Ci vogliono solo 10 secondi, scoprirai costi nascosti, rischi che non sai di correre e come poter migliorare i rendimenti proteggendo al massimo il tuo patrimonio. Ricevi gratis questo report personalizzato di 70 pagine e una call di un'ora con uno dei nostri consulenti che risponde a tutte le tue domande. Forza, cosa aspetti? Noi ti aspettiamo. Benissimo, allora partiamo proprio da un discorso di accantonamento per degli obiettivi finanziari. Quindi quelli che vi ho detto poco fa, un figlio può avere l'obiettivo di andare a studiare, magari all'estero e quindi ha bisogno di soldi. Potrebbe aver bisogno di un'automobile con la maggiore età e chiaramente se ancora non ha iniziato a lavorare un'automobile ha un costo. Oppure ancora gli piacerebbe andare a vivere da solo e quindi oggi sappiamo quanto costa un immobile. Potrebbe farsi il mutuo, certamente sì, però lo sappiamo, oggi le case vengono finanziate fino all'80%, c'è chi fa il 100% ma chiaramente lo sconsiglio perché si andrebbero a pagare poi degli interessi veramente troppo elevati e quindi non ha senso farlo. Tra l'altro una casa si porta dietro anche dei costi di mobili, quindi dei costi mobiliari che non sono indifferenti. Quindi insomma un figlio può avere veramente tanti obiettivi finanziari, questi solo per citarne alcune. Allora, su qua tra l'altro c'è un discorso filosofico, ognuno a mio modo di vedere deve personalizzare, sembra banale ma credetemi non lo è, deve personalizzare gli obiettivi di risparmio del proprio figlio, ok? Quindi c'è quella famiglia che giustamente, io facendo il lavoro da consulente finanziario ho imparato a non giudicare mai gli obiettivi dei miei clienti, perché? Perché sono un qualcosa di estremamente profondo. Quindi che ne so, magari da giovane ho fatto questo errore, no? C'era magari un cliente che non era ricco ma stava bene, lavorato una vita, si prende il TFR finale, inizia finalmente a avere 2 soldi e si compra il Ferrari e tu dici ma come? Ma perché hai buttato via tutti i tuoi soldi in una scelta a mio modo di vedere inefficiente? Ma questo cliente era la passione della sua vita, cioè avere il suo Ferrari nel garage e poterlo guidare quella volta ogni tanto per lui era la massima aspirazione. Ecco, da lì ho imparato, questo è un esempio ma ce ne sono stati veramente tanti altri, che avevano degli obiettivi magari diversi dei miei, io vedevano valore in una cosa che a me dicevo ma che cavolata fare una roba del genere, ma questo lavoro ha aiutato a dire guarda Danilo che in realtà ognuno vede il mondo e quindi la finanza a suo modo. Questo è, se vogliamo, è un aspetto anche filosofico, no, della mente umana, che tendenzialmente non esiste il giusto o sbagliato, no? Quindi se uno ha un'aspettativa, un obiettivo, un desiderio, un hobby, è giusto che spende i propri soldi come vuole. Chiaramente bisogna ragionarci bene. Quindi io il lavoro che faccio spesso con i clienti è, come nel caso specifico, è ma sei proprio sicuro che ti vuoi comprare la Ferrari? Guarda che si svaluta, guarda che perde
valore, guarda che costa mantenerla, gli faccio vedere tutti gli aspetti negativi, ma se questa persona ha quel determinato obiettivo è giusto che lo raggiunga, insomma. E così per i figli, quindi anche in questo caso mi è capitato vedere persone che mettevano via centinaia di migliaia di euro per i propri figli, perché dicevano deve avere la casa pagata, quindi voglio lasciargli un qualcosa, quindi voglio lasciargli o eredità, oppure vorrò aiutarlo in alcune spese che mio figlio o mia figlia avrà. Anche qua tendenzialmente è giusto o sbagliato? Bah, dipende, perché l'altra faccia della medaglia è quanti clienti ho avuto anche così dicendo guarda, metter via soldi per mio figlio, bah, io mi sono fatto da solo, non lo voglio viziare, quindi anzi meno sa mio figlio di quanti soldi abbiamo meglio è, perché si deve fare da solo, perché non lo voglio viziare tra virgolette, no? Chiaramente dov'è il giusto, dov'è lo sbagliato? Non esiste probabilmente il giusto e sbagliato, è un modo, se vogliamo, educativo e anche di trasmettere il proprio patrimonio generazionale, no? Quindi c'è chi dice ma perché i miei soldi devo passarli a mio figlio quando passerò a miglior vita, magari lui avrà 40 anni, 50 anni non potrà nemmeno usarli, quindi tanto vale che gli do prima. Sono veramente punti di vista, quindi su questo il mio consiglio è fermatevi, prendetevi mezz'ora, un'ora, non serve di più, e cercate di ragionare a livello finanziario e patrimoniale come volete gestire la crescita, chiamiamola così, di vostro figlio, perché questa è una cosa assolutamente personale. Dottor Moretti, come? Mi sta dicendo che oltre il 60% delle persone che guarda i nostri video non sono iscritti al canale? Ma non è possibile, ma in questo modo si perdono tutti i nostri nuovi contenuti, news e iniziative che facciamo. Ma signori, ma non fatemi fare queste figuracce col dottor Moretti. Allora, facciamo così. Qui sotto c'è il tasto iscriviti, cliccateci per iscrivervi al canale e cliccate anche sulla campanellina vicina. Solo in questo modo potete essere sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. E ricordatevi che più siamo e più contenuti di valore vi faremo. Definito quello che volete fare, chiaramente avrete degli obiettivi di risparmio ed eventuali coperture di spese per gli obiettivi di vostro figlio. Allora, tutti questi obiettivi finanziari si coprono attraverso tendenzialmente dei piani di accumulo o comunque degli investimenti. A me piace pensare in un discorso di piano d'accumulo per due motivi. Allora, il primo motivo è comunque l'orizzonte temporale, è un grande alleato per gli obiettivi legati ai figli. Perché? Perché tutti gli obiettivi legati ai figli, tendenzialmente un figlio, a parte che è un costo tendenzialmente ricorrente per i primi 18 anni, quindi non difficilmente nei primi 18 anni un bambino può aver bisogno di 40.000 euro, ok? Difficilmente, poi può capitare, perché però difficilmente, no? Quindi quella è una spesa ricorrente annua che tu dici, ok, c'ho mio figlio, quindi l'asilo, la scuola, i libri, quello che è, e so che dovrò spendere qualcosa. Ma le spese importanti iniziano, diciamo, con la maggiore età, quindi tra i 18 e i 25 anni. Ecco che se oggi dovesse nascere un figlio, io ho praticamente un ventennio di tempo per costruire piano piano il mio montante che servirà a coprire le spese di mio figlio. Quindi, primo motivo, preferisco un bel piano d'accumulo per andare, appunto, lo dice la parola stessa, ad accumulare il capitale che servirà a mio figlio. Punto 2, spesso nella vita dei figli, anche qua dipende, non posso generalizzare, però spesso nella vita dei figli ci sono determinati eventi, e il battesimo, e il regalo di Natale dei nonni, e la cresima, e il regalino di compleanno, insomma ci sono tanti momenti in cui i nonni, la famiglia o quello che è, appunto, fa dei regali magari anche monetari al figlio. Qua abbiamo due possibilità: o ci bagliamo la fresca noi genitori, che ci può stare, oppure questo è un buon modo per andare ad accumulare ulteriore capitale nel nostro piano di accumulo. E quindi ecco che in questo modo il piano d'accumulo riesce veramente bene nell'arco del tempo. Chiaramente un paio di consigli per chi va a intraprendere questo percorso. Allora, partiamo dal presupposto che non è importante la cifra. Che siano 100 euro al mese, che siano 50 euro al mese, che siano 1000 euro al mese, chiaramente dipende dai nostri obiettivi che abbiamo. E anche qua, ripeto, non giudico. Il piano d'accumulo, tra l'altro, è carino perché? Perché voi potete anche mettere 1000 euro al mese, che esce una cifra enorme. Dopodiché, quando a 18 anni o 20 anni vostro figlio o vostra figlia, potrete, avete sempre la patria potestà anche di questo capitale. Quindi sarete voi a decidere. Io ho accantonato nella mia testa per obiettivo figlio. Però vediamo come crescerà mio figlio, vediamo per che cosa gli serviranno questi soldi, e quindi potrete sempre valutare voi la necessità di allocare questo risparmio per le spese di vostro figlio. Quindi se, diciamo, se tutto va bene, ok, caro figlio mio, questi soldi sono lì per te, ma
se inizia a sgarrare o prendere una strada sbagliata, chiaramente non vado a finanziare cose che non voglio finanziare a mio figlio. Punto 1. Quindi sulla cifra, che sia grande che sia piccola, questo è assolutamente personale. Punto 2, come vi ho citato prima, andate a inserire in questo piano d'accumulo tutti i risparmi, quindi può essere una cifra ricorrente, ma anche tutte le varie regalie, ripeto, battesimo, compleanni, cresima, regalo di Pasqua e Natale, insomma tutti quei risparmi può essere utile andarli a versare nel nostro piano di risparmio. Infine, mi raccomando, fate un portafoglio diversificato. Se scegliete uno strumento, deve essere il più diversificato di tutti. Chiaramente questo ci permette di ottenere una determinata efficienza. Non cercate il settore di turno, ok? Investo sull'intelligenza artificiale, il Bitcoin, a meno che non in piccolissima quantità, ma fate investimenti resilienti, cioè che anche se dovesse arrivare una grande crisi, io so che nell'arco di 2, 3, 4, 5 anni quello strumento mi torna sui massimi. Tendenzialmente questa è una caratteristica di quei fondi, di quegli indici più diversificati possibili. Se noi andiamo su un singolo settore, su un singolo strumento, sul Bitcoin e basta, rischiamo che magari questo settore viene penalizzato per diversi anni e quindi ci troviamo magari alla scadenza del nostro orizzonte temporale che abbiamo perso soldi, e questo non potremmo mai perdonarcelo, soprattutto capendo l'importanza che ha questo capitale. Infine, strumenti a basso costo. Abbiamo detto che il tempo è il nostro primo alleato. Voi, l'abbiamo già detto mille volte su questo canale, pensate un costo del 2 o 3% all'anno per 20 anni come influisce sul vostro piano d'accumulo. Ve lo distrugge. Anche in questo caso, se avete dei dubbi, potete affidarvi a un consulente finanziario indipendente. Bene, questa forma di investimento è chiaramente per tutti i fabbisogni, chiamiamoli monetari. Fabbisogno monetario, piano d'accumulo. Fatto come vi ho spiegato. Un altro fabbisogno, quindi passiamo al secondo metodo di investimento, che secondo me è una cosa chiaramente non obbligatoria, non c'è nessun obbligo, ma veramente molto importante da fare per i propri figli, è l'apertura di un fondo pensione. Lo potete fare quando il bambino nasce, quando inizia a avere 5 anni, quando magari ne ha 10, che inizia a capire, non oltre i 10 anni. Sto parlando del fondo pensione, no? Perché? Perché il fondo pensione? Allora, e perché non oltre i 10 anni? Innanzitutto partiamo dall'inizio. Perché un fondo pensione a un bambino? Dal primo punto di vista è che purtroppo tutta questa generazione, noi compresi, noi e i nostri figli, forse i figli dei nostri figli si salveranno, ok? Ogni tanto è una buona notizia, ma sicuramente noi e i nostri figli avranno una pensione probabilmente difficile. E quindi andare a fare un fondo pensione sicuramente è una cosa utile, anche e soprattutto a livello formativo, forma mentis. Mio padre, mia madre, i miei genitori mi hanno fatto un fondo pensione. Perché farlo a 10 anni? Perché il bambino inizia a capire, quindi gli spieghiamo, è un modo per dire: guarda, caro figlio mio, che i tuoi genitori ti hanno messo io un fondo pensione. Perché un fondo pensione? Perché oggi la previdenza in Italia funziona così: il fondo pensione ti permette di avere una rendita integrativa e quella è la tua assicurazione sulla longevità. Chiaramente spiegato magari un pochettino meglio e un pochettino con più tempo oggi però penso che sia il concetto sia chiaro. Pensate a livello di educazione finanziaria e previdenziale quanto può essere utile una cosa del genere a vostro figlio. Chiaramente quando scegliamo un fondo pensione dobbiamo stare attenti a due cose, soprattutto costi e rendimenti, quindi sceglieremo il fondo pensione che costa meno e che ha dei buoni rendimenti. Anche sui rendimenti, fare un fondo pensione a un bambino ci permette di sfruttare per lungo tempo il comparto azionario, che è quello tendenzialmente che rende di più nell'arco degli anni. Quindi anche il tempo è uno dei nostri principali alleati. Prima iniziamo, meglio è. Altro motivo per cui c'è da fare il fondo pensione prima possibile sono tutti i benefici fiscali che con la data di adesione ci portiamo dietro. Stiamo praticamente garantendo ai nostri figli di avere la tassazione minima possibile sul fondo pensione sui versamenti dedotti TFR. Sto parlando del 9% a scadenza, altrimenti è il 15%. Ok? Dal 15 scende dello 0,3 all'anno, dal 15° anno di adesione in avanti. Quindi, tendenzialmente, se il nostro figlio aderisce a 10 anni, avrà tutto quel tempo per far scendere la tassazione finale fino al 9%, che non è male. Inoltre, perché aprirlo entro i 10 anni? Perché il fondo pensione, pur non essendo uno strumento estremamente flessibile, c'ha delle vie d'uscita, e queste vie d'uscita tendenzialmente sono dopo 8 anni dall'adesione. Quindi dopo 8 anni dall'adesione si possono, per esempio,
si può chiedere un anticipo per acquisto prima casa per sé o per i figli, e anche il 30% senza alcun motivo. Quindi ecco che riusciremmo ad avere anche quel minimo di flessibilità che il fondo pensione ci permette di avere. Se nostro figlio apre il fondo pensione a, ipotizziamo, 25 anni quando inizia a lavorare, non potrà toccarlo fino ai 33, quindi per i primi 8 anni potrà toccarlo solo per importanti spese mediche. Chiaramente, quanto versare su questo fondo pensione? Il mio consiglio è poco. Vado in controtendenza, poco, signori. Non è, ecco, il motivo del versamento non è mettiamogli via tanti soldi, potrebbe essere anche una cifra iniziale, 1000, 2000, 3000 euro, e poi, ma se volete, una piccola cifra ricorrente. Ricordiamoci che i versamenti sono liberi e volontari, quindi potete fare un anno 1000 euro, un anno zero, questo dipenderà anche dai vostri redditi. Noi sappiamo che il fondo pensione offre un'importante deducibilità e quindi potrebbe essere importante andare a magari versare qualcosina in più quell'anno che potete avere un buon rientro fiscale, qualcosina in meno quando magari non avete quel buon rientro fiscale. Questa scelta si può fare fino al mese di dicembre. Quindi io a dicembre dico: ok, come sono andati i miei redditi quest'anno? Molto bene. Sai che c'è? Verso 1000 euro su mio figlio, tanto è a carico mio, lo deduco io, faccio del bene a lui e faccio del bene a livello fiscale a me. L'anno in cui magari il vostro reddito è un po' più basso, nessun problema, potete non versare niente. Ripeto, non è tanto quello che versate per vostro figlio, ma è proprio concettuale. Uno, i benefici fiscali. Due, secondo me questa è una potenza enorme, quello che gli trasmettete a livello di formazione finanziaria previdenziale. Vi immaginate? Guarda, caro figlio mio, ti ho fatto un piano d'accumulo perché ha queste caratteristiche, è flessibile, sfruttiamo i mercati, eccetera eccetera. Dall'altra parte ti ho fatto un fondo pensione perché avrai un problema previdenziale, questo ti serve per coprire la tua longevità, è inutile su questo strumento versarci troppo, devi versarci il giusto. Te l'ho già aperto perché? Perché è un buon risparmio. Pensate già come vostro figlio cresce con la pianificazione finanziaria. Ti ho messo via questo per questi obiettivi. Il fondo pensione invece ha un altro obiettivo e determinate altre caratteristiche. Voi vi trovate un ragazzo di 13-14 anni che ha già capito legge di Pareto, col 20% dello sforzo ha già capito l'80% di come funziona, se non altro, la pianificazione finanziaria degli investimenti. Infine, ultimo investimento, a mio modo di vedere il più importante di tutti. Attenzione signori, prendete carta e penna, non ve lo aspettate, ma è la formazione. Garantite a vostro figlio la miglior formazione che può ricevere. Battete su questo punto, senza soffocare chiaramente il bambino. Non deve stare a studiare 24 ore al giorno, no, deve giocare, deve divertirsi, ma dobbiamo riuscire a fargli capire l'importanza dello studio. Anche a livello, io parlo di livello di investimento, perché tutti i soldi che spendete nella formazione di vostro figlio, credetemi, li riavrà chiaramente lui e magari indirettamente voi con la professione che andrà a fare. La formazione, signori, a che cosa serve? A produrre reddito, a creare delle persone altamente professionali che sono pronti a vendere la loro professione e la loro professionalità nel mondo del lavoro in cambio di denaro. Quindi provate a pensare, magari noi spendiamo 50.000 euro per 5 anni, sto pensando all'università, al liceo, non lo so, però esempio facile, spendo 50.000 euro, 100.000 euro all'anno per 5 anni, sono mezzo milione, una marea di soldi, ma pensate questo investimento in formazione, che professionalità gli trasmette, e a 25 anni gli stiamo garantendo tendenzialmente delle conoscenze che potrebbero garantirgli una professione per 40 anni con dei redditi molto importanti. Stiamo parlando di 100, 150, 200 mila euro all'anno per 40 anni. Capite quanto è il ritorno di questo investimento iniziale? È veramente enorme. Gli possiamo dare anche delle capacità di creare un'azienda, creare valore e generare veramente anche tanti soldi, oltre che valore per le persone, oltre che una vita di successo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pensate che impatto, innanzitutto finanziario, ma anche di realizzazione che possiamo offrire ai nostri figli. Chiaramente investire mezzo milione in formazione non è da tutti, non tutti hanno questa possibilità, ma ripeto, investite tempo e denaro nella formazione di vostro figlio, per carità anche nella felicità è fondamentale, ma se parliamo in termini finanziari anche nella formazione, non tralasciatela perché è un punto fondamentale. Ripeto, se uno oggi mi chiede cosa devo fare per diventare ricco, non è investire, è
produrre reddito. Gli investimenti servono per gestire, ottimizzare, rivalutare e soprattutto non far perdere il potere d'acquisto dei nostri soldi guadagnati. Gli investimenti servono a quello, non servono per diventare ricchi. Poi che qualcuno ha comprato Bitcoin o Nvidia 20 anni fa e oggi è ricco, ha scommesso, ha vinto la scommessa, ma per ognuno che vince ce ne sono 10 che la perdono. Quindi uno diventa ricco, 10 diventano poveri. No, l'obiettivo degli investimenti non è arricchirsi e non è chiaramente diventare poveri, ma è gestire al meglio la ricchezza che siamo in grado di produrre. Ma ci credi che abbiamo regalato più di 10.000 report personalizzati negli ultimi 4 anni? Un report di 70 pagine fatto da uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti dal valore inestimabile che ti regaliamo per farti capire quanto puoi migliorare la gestione dei tuoi investimenti. E in più ti regaliamo anche un'ora di call con il nostro consulente, nella quale vedrete nel dettaglio questo report e risponderà a tutte le tue domande. Ma ancora lì sei? Scannerizza il QR code che ti lascio qui, oppure clicca nel link in descrizione per richiedere l'analisi gratuita dei tuoi investimenti. Ci vogliono 10 secondi. Signori, io vi ringrazio come sempre per questo video, un bel like se il video vi è piaciuto, e sono sicuro che vi è piaciuto, perché uno, il tema figli è sempre importante, due, abbiamo parlato veramente di tanti concetti, non solo finanziari ma anche concettuali, che secondo me possono esservi di aiuto, e quindi condividete questo video con tutte le persone che hanno figli o magari gli sono appena nati o li stanno aspettando, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi do ancora un grande grazie e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!